Cari amiche e cari amici, c'è con noi Mauro, un amico che vive da qualche anno a Parigi e l'altro giorno aveva deciso di portare al Luna Park i suoi due figli. E cosa è successo, signor Mauro? Sì, buongiorno signor Cosimo. Sì, effettivamente proprio ieri siamo andati, ho portato i miei figli al Luna Park, due ragazzini insomma di 9 e 15 anni, erano molto contenti di andare lì per svegarsi un po', insomma, dopo questo anno difficile. E arrivati lì, il Luna Park era transennato, quindi era tutto chiuso davanti e avevano proprio messo un checkpoint con 4-5 agenti di sicurezza che controllavano praticamente l'ingresso e senza il pass non si poteva entrare. Quindi hanno proprio instaurato effettivamente il pass già in molti luoghi, nonostante fosse un luogo aperto, e quindi non siamo potuti entrare. Ma quindi hanno anticipato la legge, perché la legge ancora non c'è in Francia. Oggi siamo al 22 di luglio, mi pare sia discussa oggi proprio la legge Sì, di. esattamente. La legge è discussa proprio oggi, in questo momento, in Parlamento. Per cui la legge non è neanche valida per i parlamentari stessi che possono entrare in Assemblea nazionale senza pass. Però è applicata, insomma, per il popolo, per la gente comune. E quindi il pass già è possibile farlo comunemente? Sì, assolutamente sì. Nei musei, nei luoghi pubblici, nei cinema, nei luoghi con più di 50 persone, praticamente già è richiesto. E tutte queste manifestazioni che ci sono state, perché poi a noi ci sono arrivate notizie molto, cioè, più che discordanti, delle vere e proprie fake news, perché c'è stato un giornale importante che ha parlato di 1500 persone in piazza. Ho visto una fotografia, un'immagine da un drone, erano strade piene. Come sta la realtà? Qual è? La realtà sta che c'è molta gente, insomma, non è contenta e quindi è scesa in piazza già sabato scorso. E c'erano 150.000 persone solo a Parigi, quindi sono già un bel po' di persone. Una folla molto eterogenea, rappresentata da vari tipi di persone, dal pompiere, anche qualche poliziotto in borghese, c'erano anche effettivamente personale degli ospedali, insomma, e poi gente comune. Ma una curiosità, la maggior parte delle persone erano mascherate o no? No, senza maschera. La maggior parte era senza maschera. E quindi un nucleo consistente c'è, C'è. contrariamente poi a qui in Italia, invece continuano tutti quanti, è No, sempre c'è. carnevale qua da questo punto di vista. Sì, E c'è, c'è. dunque l'iter della legge adesso che succede lì? Quando si saprà? Adesso la prossima tappa è se la legge passa in assemblea, passerà sicuramente perché la maggioranza è del partito del presidente attuale, poi passerà al Senato, potrebbe essere modificata leggermente al Senato in fine settimana e poi entrerà in vigore fine luglio, primi di agosto. Quindi effettivamente sì, il controllo sarà ancora più totale, insomma. Lei ha i parenti qui in Italia, si può spostare a piacimento oppure ci sono delle complicazioni anche per viaggiare? No, ci sono tante complicazioni perché senza il pass non si può viaggiare. Tra l'altro adesso al ritorno in Francia, per esempio, hanno ancora un po' più ristretto, insomma, la legge. Ci vuole se non si ha, diciamo, il farmaco, ci vuole un test, un tampone di meno di Pazzesco. 24 ore. Meno di 24 ore. Cioè, praticamente non si può viaggiare, praticamente. Ne fatto, perché alla fine è così. Alla fine è così. Eh sì, perché è come qui che non mettono obbligatorio la punturina, ma se non hai il pass verde non ti fanno entrare più da nessuna parte, quindi trovano queste scappatoie veramente pazzesche. Sì, che poi è subdolo come sistema, perché insomma, si nascondono dietro, sì, ma non è una cosa obbligatoria, ma alla fine è qualcosa di obbligatorio. Ma non era tornato indietro Macron, perché noi ci sono stati dei servizi vari lobbisti che hanno detto per la protesta Macron ha fatto un passo indietro, anche due passi indietro. Assolutamente no, No. assolutamente no, non c'è nessun passo indietro per il momento. Anzi,
E vabbè, cioè, no, non va bene, però noi continuiamo dritti sì. Finché non verranno proprio a stanarci in casa. Va bene, e in bocca al lupo per i suoi figli, in bocca al lupo anche per lei. E grazie mille. Ci farà avere notizie più là. Grazie mille per la sua intervista. Ci risentiamo. E il suo lavoro, grazie. Arrivederci.